Oggi facciamo una preparazione particolarmente ideale per questo clima freddo, almeno qua a Torino ci sono circa 4-5 gradi, e facciamo con la Instapot il minestrone di verdure. Nel minestrone si può mettere dentro un po' di tutto. Io metto, giusto per gusto personale, un paio di spinaci in cubi, uso circa 250 grammi di minestrone surgelato già pronto, senza funghi perché mi fanno schifo. Ci metto una zucca, visto il periodo costa molto poco ed è abbastanza saporita. Metto del timo e del pepe e poi aggiungo del sale in proporzione all'acqua. Ho anche a disposizione un po' di passato di verdura residuo dell'ultima cottura che aggiungo alla pentola perché mi piace portare avanti il sapore da una cottura all'altra. Però non è indispensabile averlo. Iniziamo mettendo due cubetti di spinaci in una pentola. Ho separato la pentola al momento perché poi devo mettere un po' d'acqua dopo. Dopodiché verso dentro il passato di verdura surgelato. Dopodiché pulisco la zucca e la taglio a fettine sottili. A questo punto le verdure fresche sono tagliate, le verdure surgelate sono pronte, il passato di verdura precedente sul fondo, aggiungiamo l'acqua. Allora, io tengo in considerazione l'asta graduata che c'è e considerando la massa delle verdure presenti, cerco di arrivare tra 1,5 litro e 2 litri. E per questa quantità complessiva io poi metto due presine di sale grosso. Siamo qui, siamo circa a 2 litri complessivi e quindi aggiungiamo il sale e infine mettiamo il timo e il pepe. Diamo una girata a tutto quanto. E a questo punto mettiamo a cuocere il tutto nella pentola. Ok, a questo punto la pentola è stata chiusa. Mettiamo la valvola su sealed per chiudere la cottura. Dopodiché accendiamo la pentola e impostiamo il programma SUP su 12 minuti, se già non lo fosse, come nel mio caso. Vai. Quando la pentola fischia inizierà il processo di cottura e poi la lasceremo andare fino a che la pressione non sarà calata del tutto con uno sfiatamento naturale. Ok, dal segnale di fine cottura sono passati circa 17 minuti e la valvola è ancora su, il che vuol dire che la pressione è ancora alta, ma ormai dovrebbe essere praticamente esaurita, per cui facciamo svaporare quello che rimane. Ok, la cottura è terminata. A questo punto prepariamo la frullatura con un frullatore a immersione e un coperchio per evitare schizzi. Finita la frullatura, assaggiamo. Ok, se non dobbiamo ancora mangiare, possiamo coprire il nostro passato di verdure con il coperchio, chiudendo anche la valvola. Dopodiché
così siamo sicuri che il calore verrà mantenuto dalla pentola più a lungo, fino a quando sarà il momento di servirlo. Oppure poi, se è molto presto, possiamo travasarlo in una pentola e scaldarlo poi sul fornello. Ok, mi sono reso conto che quando ho fatto la registrazione non ho aggiunto alcune considerazioni finali che voglio darvi adesso, nonostante questa atmosfera cupa, in realtà sono in camera mia. Allora, questione sale. Il sale è necessario perché serve per estrarre gli aromi dalle verdure durante la cottura. Potrebbe non essere abbastanza saporito quando assaggiate il minestrone alla fine, come ho fatto io. Ed è normale, perché ognuno ha il suo livello di gusto e di sopportazione del sale, quindi ognuno si deve personalizzare il minestrone ed è giusto che rimanga un pochettino insipido alla fine della cottura, così ognuno può personalizzarselo nel piatto aggiungendo altro sale, un po' di olio di oliva o dei crostini o tutto quanto come avete visto nella immagine iniziale che dovrebbe comparire qua. L'importante è non mettere troppo sale, perché altrimenti poi dovreste diluirlo con acqua alla fine per renderlo gradevole al palato, e non è sempre facile, oltre a cambiare il calore finale con cui viene servito. Diciamo che come linea guida generale, molto empirica, considerate che dovete mettere una presina di sale ogni litro che viene raggiunto sull'asta graduata quando aggiungete il liquido. Quindi se, come ho fatto io, arrivate sui 2 litri, servono 2 presine. Se arrivate a 3 litri, ne serviranno 3. E per il resto, sbizzarritevi, non ci sono limiti particolari al tipo di passato di verdura che si può fare. La pentola può cuocere praticamente tutto. Io in questo periodo sto mettendo insieme cavolo rosso, cavolo cappuccio, il mix surgelato e un po' di spinaci, perché a me una minestra senza spinaci non sa di niente. E in generale la combinazione è molto saporita, per cui la scelta è vostra e divertitevi. Ciao!